Buonasera a tutti. Vi prego un attimo di silenzio. Allora, per prima cosa mi scuso per il ritardo con cui noi ci siamo organizzati, però con la giornata di pioggia questo un po' forse ha coinciso con un ritardo generale, quindi comunque è il tempo per cominciare. E quindi vi ringrazio, professori, per essere venuti qui a questo secondo incontro sulla epigenetica. E oggi abbiamo come ospite il professor Andrea Azzoli, che quindi ci parlerà della parte riguardante le modificazioni istoniche dell'epigenetica. E quindi l'incontro si svolgerà come la volta scorsa, ci sarà una lezione. E la lezione sarà seguita da un intervallo per il caffè, che però è una parte molto importante, come sapete, perché è il momento in cui noi poi tutti ci ritroviamo e ci confrontiamo per organizzare le domande e appunto il lavoro di, come noi usiamo dire, di brainstorming sull'argomento. E quindi al ritorno dal coffee break potremo appunto approfondire gli argomenti della lezione insieme al professor Andrea Azzoli. La professoressa Luciana Dente ci aiuterà in questa seconda fase. E quindi ora passo alla breve introduzione di Massimiliano, che io conosco da molto tempo, perché io ho avuto la fortuna di laurearmi insieme a Massimiliano nell'Istituto di Istologia dell'Università di Pisa, a pochi mesi di distanza in effetti. Dopo la laurea Massimiliano è subito andato negli Stati Uniti per un periodo di 3 anni alla Brown University a Providence, nel laboratorio di Susan Gerby, dove ha fatto uno studio molto, diciamo, avanzato per quei tempi di biologia molecolare, quindi nasce come biologo molecolare. Successivamente Massimiliano torna a Pisa, dove prende un secondo dottorato in biologia evoluzionistica, e poi parte per Milano per un periodo di 3 anni al DIBIT, al San Raffaele, dove Dado Boncinelli insieme a Antonio Simeone aveva appena isolato i geni che caratterizzano la nostra corteccia cerebrale, il nostro cervello, i geni HOMEOBOX, OTX ed MX. E Massimiliano è stato uno dei primi a caratterizzare la funzione di questi geni nel sistema nervoso centrale di un vertebrato. Successivamente Massimiliano è tornato a Pisa, dove è diventato ricercatore presso il Dipartimento di allora Fisiologia dell'Università di Pisa. E poi successivamente nel 2004 è diventato professore associato ed è tuttora professore associato in biologia dello sviluppo nel Dipartimento di Biologia. Da anni si occupa dello sviluppo del sistema nervoso ed è un esperto riconosciuto internazionalmente di sviluppo della retina, ma proprio in questi ultimi anni ha cominciato ad approcciare il problema dello sviluppo del sistema nervoso centrale dal punto di vista proprio dell'epigenetica. Di questo oggi ci parlerà e quindi io ti lascio la parola. Grazie mille. Si sente bene? Mi sembra che... Ok, ringrazio veramente Federico per la presentazione. È chiaramente un onore per me essere qui a parlare, non solo perché siamo qui alla normale, ma soprattutto per parlare con voi che siete appunto docenti, educatori, di studenti in una fase veramente critica, fondamentale secondo me per, come diceva il professor Roger la volta scorsa, per instillare curiosità e interesse. Quindi, mi occupo, come diceva Federico, recentemente ho cominciato a occuparmi un po' di epigenetica, sono fondamentalmente, posso definirmi un biologo dello sviluppo, mi interesso dello sviluppo embrionale, però oggi farò per appunto una quella che viene chiamata un po' un overview, una specie di revisione generale di quello che si sa appunto per quanto riguarda l'epigenetica, una parte dell'epigenetica come vedremo. Quindi se possiamo partire con la prima diapositiva. Ok, benissimo, grazie. Quindi iniziamo un po' da dove aveva lasciato la settimana scorsa il professor Raugei.
Come ci aveva ricordato il professor Ragei anche all'inizio della sua presentazione, tutte le cellule di un organismo, parliamo perlomeno degli organismi animali con i quali ho più confidenza, hanno lo stesso genoma, presentano lo stesso materiale genetico all'interno dello stesso organismo, a parte particolarissime eccezioni, però di fatto, come ben sappiamo, poi ciascun tipo cellulare che viene a formarsi durante lo sviluppo embrionale esprimerà un sottogruppo di geni particolari, specifici per quel tipo cellulare, mentre invece dovrà tenerne spenti, silenti, degli altri. Quindi fondamentalmente tutte le cellule hanno lo stesso genotipo, però a seconda della specificazione che vengono ad intraprendere durante lo sviluppo e poi a seconda del differenziamento a cui andranno incontro, ciascuna di queste cellule poi avrà un proprio fenotipo specifico. Quindi stesso genotipo, diverso fenotipo. E tutto questo, come stavo anticipando, avviene proprio durante lo sviluppo embrionale. Infatti lo sappiamo che anche nei mammiferi, già in stadi abbastanza precoci, quando l'embrione è ancora composto da poche cellule, comincia a esserci un inizio di specificazione, cioè le cellule cominciano già ad esprimere geni diversi, e quello è veramente l'inizio di un cammino di specificazione, di determinazione e di differenziamento che porterà poi alla molteplicità di tipi cellulari differenziati che osserviamo nell'organismo adulto. Quindi una domanda che sorge spontanea è: cos'è che è importante poi per effettivamente regolare l'espressione genica? Altri studi che poi riguardano, ad esempio, i gemelli monozigoti, cioè gemelli per l'appunto che derivano dallo stesso zigoto iniziale che poi si è diviso durante fasi precoci dello sviluppo, hanno mostrato che in alcuni casi questi gemelli monozigoti, vengono chiamati anche gemelli identici, poi non sono così identici come sembra, soprattutto se li osserviamo a un stadio un po' avanzato dell'età, come si vede in questo caso. Quindi questo è un altro caso in cui appunto due persone, in questo caso due individui distinti che presentano lo stesso genotipo, presentano però un fenotipo diverso, e questo fenotipo può essere appunto, può riguardare la struttura fisica, l'aspetto fisico, ma anche una predisposizione specifica verso particolari malattie. Quindi gli studi su questi gemelli, come poi vedremo anche oggi, sono particolarmente importanti. La stessa osservazione, stesso genotipo, diverso fenotipo, è emersa quando si sono andati ad analizzare animali che sono stati clonati. Sapete che ormai da diversi anni è possibile clonare animali, si è iniziato per quanto riguarda i mammiferi con la pecora Dolly, il primo vertebrato, vi ricordo, è stato un anfibio, appunto la clonazione dell'Oxenopus da parte di John Gordon, che per questo poi ha avuto il Nobel recentemente. Quindi è possibile clonare anche mammiferi, e quello che si è osservato è che appunto questi animali clonati non sono molto spesso veramente identici fra loro. Questo è evidente in particolare nel caso che viene mostrato qui. Questa è una gatta, una femmina, appunto viene chiamata, questi gatti vengono chiamati calico perché presentano appunto il manto con diverse chiazze di colore. E questa che vedete qua sotto, questa si chiama Rainbow, questa è stata chiamata Copycat, non è altro per l'appunto che il risultato della clonazione a partire da cellule somatiche di questo gatto. Sapete, immagino brevemente, cos'è la clonazione, come avviene, cioè si prende una cellula, il nucleo della cellula somatica, si impianta o si fa sì che le cellule si fondano, insomma va a finire in una cellula uovo in cui è stato precedentemente tolto il nucleo. Quindi in teoria il materiale genetico è esattamente lo stesso che si ha di questo animale che nasce, è esattamente lo stesso che si aveva nella cellula appunto somatica dove è stato espiantato il nucleo. Nonostante per l'appunto anche in questo caso abbiamo lo stesso genotipo, se guardiamo, se viene osservato poi attentamente il colore del pelo, le chiazze del pelo, queste sono invece distribuite in maniera molto diversa, e questo è vero per appunto anche in altri mammiferi analizzati. Quindi di nuovo stesso genotipo ma diverso fenotipo. Cos'è quindi che fa sì che partendo da un unico genotipo si possano avere fenotipi diversi? Ovviamente, come dicevo all'inizio, è ciò che controlla l'espressione genica, ciò che fa sì che appunto set di geni, gruppi di geni diversi, combinazioni di gruppi di geni diversi in cellule diverse vengono ad essere attivati oppure spenti. E questo è un pochino quello che rientra nel concetto di epigenetica. Se guardate in giro troverete diverse definizioni di epigenetica. Quella forse più classica
che comunque in genere viene data, è quella che abbiamo sentito anche dall'altra volta al professor Raugei, cioè l'epigenetica riguarda cambiamenti ereditabili dell'espressione genica che avvengono senza coinvolgere il cambiamento della sequenza del DNA. Cioè, di nuovo, un cambiamento del fenotipo senza che ci sia un cambiamento del genotipo. Quali sono i meccanismi alla base della regolazione epigenetica? I meccanismi principali, poi devo dire che questa definizione sta avendo dei confini sempre più sfumati, però diciamo quelli che vengono considerati i meccanismi alla base, principali, principalmente alla base della regolazione epigenetica, sono la metilazione del DNA, la modificazione degli istoni e alcuni specifici RNA non codificanti, che sono aumentati poi numericamente negli anni. Di quest'ultimo argomento vi parlerò la volta prossima per appunto Federico Cremisi. Io oggi parlerò invece di questi primi due eventi, quindi della metilazione del DNA a carico di basi specifiche, cioè gruppi metilici aggiunti a livello di basi specifiche, delle citosine, come vedremo subito, e modificazioni che avvengono a livello degli istoni, che sono per l'appunto, come poi rivedremo fra poco, un po' più tardi, le proteine intorno alle quali si avvolge il DNA e che sono fondamentali per rendere la cromatina più o meno compatta e quindi la trascrizione possibile o repressa. Quindi partiamo dalla metilazione del DNA. Dicevo che la metilazione avviene fondamentalmente a livello delle citosine, la metilazione poi che è funzionale al controllo dell'espressione genica. E vedete, questa è una citosina, una 5-metilcitosina, in cui è stato aggiunto per l'appunto il gruppo metile. Di fatto la maggior parte di citosine che vengono ad essere metilate fanno parte di gruppi chiamati di nucleotidi CG. Di nucleotidi, cioè un doppio nucleotide, costituito da una C e da una G, che come vedete appunto si trovano, vista la complementarità di basi Watson-Crick, se avete un CG su un'elica troverete poi un CG in senso opposto sull'elica opposta. E le citosine che vengono a essere metilate sono per l'appunto quelle all'interno di questo gruppo CG, questo viene chiamato anche CPG, per far capire che in mezzo c'è un gruppo fosfato, quindi che sono sulla stessa elica, questo C e questo G. In genere la metilazione del DNA porta a repressione trascrizionale. Infatti, come sicuramente saprete, vengono distinti due tipi di cromatina, l'eucromatina e l'eterocromatina. L'eterocromatina è la cromatina appunto più condensata, trascrizionalmente inattiva, che spesso è pesantemente metilata e che poi ha anche delle modifiche sugli istoni, e mentre invece l'eucromatina presenta soltanto in alcune posizioni specifiche delle metilazioni, però è decisamente molto meno metilata rispetto all'eterocromatina. In genere, come dicevo, quindi la metilazione del DNA è stata correlata con il silenziamento genico, cioè se una sequenza di DNA è altamente metilata, quello che ci si aspetta in generale, vi ripeto, è che quella regione probabilmente è compattata in una conformazione tale per cui le polimerasi, i fattori basali, tutto quello che serve per fare inizio alla trascrizione non possono accedervi. In che modo quindi la metilazione impedisce la trascrizione? Fondamentalmente in due modi. Il primo è proprio, diciamo, per un impedimento sterico, cioè appunto questi gruppi metilici vengono a trovarsi proprio all'interno nel solco maggiore del DNA, che è proprio il solco del DNA con il quale prendono contatto le principali proteine appunto necessarie per l'inizio della trascrizione. Quindi c'è un impedimento sterico per cui queste proteine non riescono effettivamente a prendere contatto con il DNA. L'altro motivo è che di fatto queste citosine metilate vengono riconosciute da tutta una serie di proteine specifiche che ci si legano e in modo diverso, però quello che fanno alla fine è di poi comunicare con gli istoni e quindi far sì che fondamentalmente poi anche gli istoni assumano una conformazione, gli istoni e quindi i nucleosomi, vanno ad assumere una conformazione più compatta e quindi poi la cromatina vada veramente a compattarsi, ad impedire quindi la trascrizione. Quindi queste sono le due modalità principali. Vediamo però, ho sottolineato prima in generale, no? La metilazione DNA metilato corrisponde a DNA silenziato dal punto di vista trascrizionale.
Questi schemi di metilazione poi possono essere anche facilmente trasferiti durante la duplicazione del DNA. Cioè vedremo fra poco che, appunto, a parte i casi molto chiari di eterocromatina ed eucromatina, ci possono essere delle metilazioni sparse per quanto riguarda i geni che devono essere invece attivati o che devono essere sottoposti a un controllo trascrizionale specifico. E ad esempio, come vedete qui, ci può essere una sequenza in cui sono presenti due gruppi CG, il primo dei quali, la prima citosina del quale non è metilata, mentre la seconda risulta metilata. E quando una citosina è metilata su un'elica, poi facilmente verrà metilata anche da enzimi specifici la citosina che viene a trovarsi sull'altra elica, visto che questo è un gruppo CG. Durante la duplicazione del DNA, quello che accade è che per l'appunto poi le due nuove eliche vengono ad essere rimetilate in maniera specifica proprio grazie a delle metilasi, degli enzimi che riconoscono nell'elica metilata dove si trova la citosina metilata e quindi vanno a metilare esattamente quella che si trova sull'elica opposta in questa corrispondenza. Se invece non c'è metilazione, di nuovo questa citosina ovviamente non viene riconosciuta da queste metilasi e quindi si mantiene una situazione di non metilazione. Quindi una volta appunto che si è stabilito un certo partner, cioè un certo schema di modifiche di metilazione sul DNA, queste poi vengono, si ripercuotono, si mantengono anche in seguito alla duplicazione del DNA. E di fatto, vi ho ricordato prima dello sviluppo embrionale, perché poi molte cose accadono già durante lo sviluppo embrionale, durante lo sviluppo embrionale appunto ci sono diversi momenti durante i quali appunto viene modificato quello che viene anche chiamato il metiloma, cioè l'insieme di regioni modificate, metilate presente sul DNA. Ad esempio, come ricordato qui nella diapositiva, un momento in cui c'è un grande rimaneggiamento di questi gruppi metilici, di questo metiloma, è proprio poco dopo la fecondazione. È come se subito dopo la fecondazione venisse fatta tabula rasa per un breve periodo di tempo, dopodiché piano piano nelle cellule figlie cominciano ad essere imposti dei nuovi schemi di metilazione che poi porteranno appunto a far sì che alcuni geni verranno ad essere accesi e altri verranno ad essere spenti in diversi tipi cellulari. Quindi questa metilazione nuova che avviene dopo la rimozione dei gruppi metilici, che c'è poco dopo la fecondazione, questi enzimi sono chiamati DNA metiltrasferasi de novo, proprio perché vanno a metilare regioni specifiche. Come riconoscono le regioni specifiche da metilare? Le riconoscono perché sono accompagnate, perché di fatto riconoscono delle proteine che legano il DNA in maniera sequenza specifica. Quindi c'erano delle proteine che riconoscono una certa sequenza, richiamano delle DNA metiltrasferasi di nuovo e lì, proprio in quella regione, andranno poi a metilare particolari gruppi CG. Mentre invece appunto le metilasi che agiscono successivamente, quella di cui vi ho parlato in realtà prima, è una metilasi chiamata di metiltrasferasi chiamata di mantenimento, cioè quelle che semplicemente mantengono, per così dire, lo status quo, cioè lo schema di metilazione che era presente prima della divisione cellulare in seguito appunto alla replicazione del DNA. Quindi vi stavo già accennando al fatto che, a parte appunto esempi molto chiari di eterocromatina, dove questa è chiaramente altamente pesantemente metilata e poi compattata, per quanto riguarda l'eucromatina, la distribuzione di questi gruppi CG non è omogenea nel genoma, ma vengono a trovarsi spesso delle regioni veramente ricche in questi gruppi, in questi dinucleotidi CG, e queste vengono chiamate isole appunto CG. O CPG, dove la P sta per fosfato, per l'appunto. Isole perché appunto in zone in cui mancano molti di queste citosine potenzialmente metilabili, si vengono a trovare invece una regione in cui ce ne sono tante raccolte tutte insieme. E dove si trovano? Spesso queste isole CG vengono a trovarsi in corrispondenza di regioni regolative di un gene. Qui schematizzato, che vediamo qui, è un gene molto schematicamente, cioè qui abbiamo il sito di inizio trascrizione, la regione non tradotta, qui ci saranno esoni ed introni non indicati, qui ci sarà la parte appunto del 3' non tradotto. Tutto quello che è a monte, schematicamente, qui è la regione regolativa, quindi il promotore e altre regioni che comunque regolano l'espressione genica.
E queste isole CG per l'appunto si trovano spesso in corrispondenza di geni che devono essere, la cui espressione deve essere regolata in particolari momenti o del differenziamento o dello sviluppo in risposta a particolari stimoli ambientali. Quello che è stato visto è che infatti se in un gene abbiamo delle isole CG demetilate, questo spesso è correlato a geni che o vengono espressi o sono espressi effettivamente, geni che sono cioè trascritti, oppure sono geni che sono probabilmente pronti ad essere espressi. Questo perché è stato visto che poi questa mancata metilazione permette alla polimerasi, anche ai fattori che interagiscono con la polimerasi, che permettono poi l'inizio della trascrizione, di per così dire sedersi in queste particolari regioni pronte quindi a partire con la trascrizione. Quindi il fatto che le troviamo appunto demetilate sta a indicare che o il gene veramente è trascritto, oppure comunque diciamo, potrebbe non essere trascritto, ma è diciamo, pronto a far comunque partire la trascrizione, magari in seguito a stimoli specifici. Se invece le isole CG sono metilate, allora in questo caso quello che veramente sembra è che il gene, quello che sembra da vari dati sperimentali, è che il gene effettivamente sia silente, sia spento. Quindi la metilazione a livello di isole CG veramente determina poi appunto probabilmente il mancato attacco dei fattori che permettono poi alla polimerasi di riconoscere il DNA alla sequenza che deve essere trascritta e quindi la mancata trascrizione. Quello che si è sempre poi anche notato è che, a parte queste isole CG, esistono anche dei gruppi CG sparsi lungo la regione codificante, diciamo la regione trascritta, chiamiamola così, del gene, quindi quello che viene chiamato il gene body, cioè la parte, il corpo centrale del gene, proprio la parte che viene effettivamente trascritta. Anche in questa cosa appunto ci sono dei gruppi CG e si era semplicemente notato che spesso questi gruppi CG sono metilati e sono metilati nei geni trascrizionalmente attivi, geni che sono espressi. Ora, questa è un'osservazione per l'appunto che è stata fatta in diverse occasioni, però ho trovato una risposta veramente soltanto un paio di settimane fa, apparentemente, in un lavoro pubblicato su Nature, che sicuramente riconoscerete, è una rivista particolarmente prestigiosa, per quanto riguarda non solo la biologia ma le scienze in generale, e riguarda un lavoro portato avanti, effettuato, completato da un gruppo italiano, il gruppo del professor Salvatore Oliviero che conosciamo personalmente, che stava a Siena e si è trasferito a Torino recentemente, il quale con una serie di esperimenti anche abbastanza complessi, devo dire, ha mostrato in maniera abbastanza convincente che quello che accade è che effettivamente queste regioni appunto contenenti questi gruppi, queste citosine all'interno della regione trascritta del gene, sono normalmente metilate e semplicemente vengono demetilate quando arriva la polimerasi, quando la polimerasi passa, però non appena questa è la RNA polimerasi per appunto, no? Questo è il sito di inizio trascrizione, la polimerasi passando, appunto vengono inizialmente liberati momentaneamente, demetilati questi gruppi CG che avete qui indicato con questi specie di cartellini bianchi, poi non appena la polimerasi passa, questa polimerasi si porta dietro, interagisce con una istone metilasi, la quale va, questa chiamata 7D2 che vedete qui, va a metilare gli istoni, quindi per un attimo sto parlando di metilazione degli istoni, il quale a loro volta questi istoni metilati non fanno altro che richiamare delle DNA metilasi, le quali vanno a metilare, qui vedete i pallini neri, questi cartellini neri, vanno di nuovo a metilare il DNA. Cosa serve tutto questo? Quindi fondamentalmente, riassumendo, c'è una fase in cui il DNA viene ad essere demetilato, la polimerasi può passare, ma questa è una fase veramente transitoria, la polimerasi cioè, si porta con sé tutta una serie di proteine che fanno sì che non appena la polimerasi è passata, queste citosine vengono immediatamente metilate. A cosa serve? In questo lavoro effettivamente mostrano che quello che potrebbe accadere, che accade in alcuni casi, ad esempio nelle cellule cancerogene, è che una polimerasi potrebbe trovare un sito di ingresso, quindi di inizio trascrizione, che non è quello suo tipico, specifico, non è il sito di inizio vero e proprio, ma un sito che viene chiamato criptico, perché può essere trovarsi per appunto anche all'interno del gene nascosto. E quindi quello a cui serve tutto questo meccanismo è proprio per evitare che ci sia un inizio di trascrizione spurio, come viene chiamato, cioè che una RNA polimerasi possa iniziare la trascrizione all'interno del gene invece che nel punto di vero e proprio inizio di trascrizione. E questo è stato visto, come dicevo prima, che avviene nelle cellule cancerogene,
dove ci sono, possono esserci diversi tipi di deregolazione, e questi trascritti non vengono sempre degradati, spesso sono stabili e, come penso sentiamo forse anche la prossima volta, possono funzionare poi per andare a sequestrare fattori specifici, come ad esempio piccoli RNA, microRNA, che servono poi per la regolazione del gene stesso, oppure addirittura a volte possono anche essere trasportati nel citoplasma dal nucleo, perché tutto questo chiaramente avviene nel nucleo, trasportati nel citoplasma e produrre delle proteine di nuovo aberranti, che possono creare poi problema alla fisiologia normale della cellula. Quindi questo, come dicevo, si è capito molto recentemente. E un altro fenomeno invece in cui appunto è importante la metilazione è il cosiddetto fenomeno di imprinting. Il fenomeno di imprinting è un fenomeno particolare. Vi dicevo prima che con la fecondazione c'è, in genere c'è questo azzeramento della metilazione appunto del DNA. Questo avviene quasi sempre, ma ci sono invece dei geni che invece si portano dietro la metilazione che già avevano nelle cellule germinali, quindi stiamo parlando degli eventi che seguono di poco la fecondazione. Geni cosiddetti appunto imprinted, cioè ci sono geni che appunto vengono ad essere metilati e questa metilazione è resistente a questa ondata di demetilazione che si ha subito dopo la fecondazione. E cosa succede? Succede che i geni ad essere metilati, chiaramente sappiamo che poi in un organismo che si è appena formato, anche in un organismo adulto, la situazione è di cellule diploidi, quindi fondamentalmente abbiamo la coppia, per ogni gene abbiamo l'allele materno e l'allele paterno. Ecco, in alcuni casi quello che accade è che l'imprinting, cioè questa metilazione specifica che viene imposta a livello di cellule germinali, si mantiene in una delle due coppie, poi o quella materna o quella paterna, per cui di fatto quello che accade è che poi funzionalmente, anche se abbiamo due copie di un particolare gene, uno di questi due viene ad essere silenziato. Quindi tutto questo dipende per l'appunto proprio da un sistema particolare di metilazione, qui hanno stato per l'appunto le cellule appunto germinali, gli spermi e le cellule uova, e vedete che fondamentalmente poi qui non c'è assolutamente metilazione, qui invece abbiamo metilazione. Quello che può accadere è che anche in fratelli della stessa nidiata, in un caso possa esserci una metilazione a livello del gene paterno, e quindi essere spesso quello materno, nell'altro caso può accadere esattamente il contrario. Non è ancora chiarissimo, chiaro del tutto a cosa serve l'imprinting. Un'ipotesi che è stata fatta, vista poi i geni che vengono ad avere questo imprinting, è che possa essere importante per quanto riguarda la regolazione di quanti embrioni possono, avviene fondamentalmente nei mammiferi placentati, di quanti possono essere poi diciamo i nascituri portati avanti, gli embrioni portati avanti dalla femmina, nel senso che i geni paterni tenderebbero a far produrre più figli possibili, invece i geni materni tenderebbero a ridurre il numero il più possibile. Però ecco, non è stato ancora chiarito del tutto, però sicuramente appunto è un evento che è stato descritto abbastanza bene, che coinvolge la metilazione del DNA, quindi non la regolazione genica. La metilazione, appunto, dicevo prima, che spesso porta a repressione genica, nel caso dell'imprinting invece in alcuni casi può portare all'attivazione di un gene. Questo perché in questo caso specifico, vedete proprio questo gene che è sottoposto ad imprinting, questo è il gene paterno che è sottoposto ad imprinting, cioè viene ad essere metilato. Questo gene è separato da un suo elemento regolatore, un elemento che di fatto ne fa partire la trascrizione, da un elemento, chiamiamolo così, che viene chiamato appunto isolatore, cioè fondamentalmente un elemento negativo. Cioè se questo elemento è presente, se questo DNA non è metilato, di fatto qui c'è un blocco che impedisce fondamentalmente a questo elemento positivo di far partire la trascrizione di questo gene. Questo per l'appunto è l'insulin-like growth factor, il fattore appunto di crescita simile all'insulina. Quello che accade è che se invece il gene, come accade appunto nel caso del gene paterno, viene ad essere metilato, di fatto viene inattivato questo elemento negativo, questo isolatore, e quindi fondamentalmente quello che accade è che può partire poi la trascrizione del gene. Quindi questo è un esempio in cui la metilazione di fatto ha un effetto positivo, nel senso che la metilazione fondamentalmente in questo caso ha un effetto negativo, però quello che succede è che va a reprimere un repressore, quindi reprimendo un repressore di fatto si va a liberare in questo caso appunto un'attività di trascrizione. Ok, quindi queste sono un po' le basi del controllo per quanto riguarda la metilazione del DNA, chiaramente ho dovuto un po' selezionare, però diciamo queste sono veramente le cose fondamentali, e possiamo quindi passare a vedere un pochino
cosa accade per quanto riguarda invece il controllo controllo diciamo post-traduzionale che avviene a livello degli istoni. Abbiamo già visto prima che c'è un dialogo comunque fra metilazione del DNA e compattazione della cromatina, quindi fondamentalmente poi modificazione degli istoni. Gli istoni, immagino sappiate bene, sappiamo tutti cosa sono, per l'appunto il DNA non è nudo all'interno della cellula, è complessato con diverse proteine, le principali sono per l'appunto gli istoni, che sono quelli qui numerati, quindi queste sono diciamo una sequenza che mostra fondamentalmente i diversi gradi di compattazione del DNA, quindi il DNA è avvolto intorno a questi che poi si chiamano nucleosomi che contengono per l'appunto gli istoni. A loro volta poi gli istoni si assumono una conformazione particolare a formare quella che viene chiamata la fibra da 30 nanometri, il nome è stato dato in base al diametro per l'appunto di questa fibra, e poi abbiamo dei ripiegamenti di questa fibra ulteriori, delle forme di condensazione che portano poi al cromosoma, al massimo della sua condensazione, che è quello che si osserva durante la mitosi. Quello che vedete qua a sinistra è un modello di assemblaggio, quello che si è capito di fatto dagli esperimenti che vedete qui. Ovviamente è sempre il caso di ricordare che qualsiasi modello vediamo si basa su tutta una serie di esperimenti, a volte su decenni anche di esperimenti a seconda dei casi. E quindi fondamentalmente quello che si è capito andando a dissociare i nucleosomi è che fondamentalmente questi sono costituiti da due eterodimeri di istoni H2A e H2B e un eterotetramero di istoni H3 e H4 intorno al quale appunto si avvolge una sequenza di DNA di circa 147 nucleotidi a formare per l'appunto un nucleosoma. Se poi si aggiunge anche l'istone H1, questo di fatto è come se funzionasse un po' da lucchetto, veramente va a chiudere questa struttura, va a renderla estremamente compatta e non facilmente apribile, nel senso poi disponibile per la trascrizione, anche se di fatto poi appunto il DNA sul nucleosoma può comunque fare dei movimenti che possono permettergli di esporre regioni specifiche agli elementi, alle proteine necessarie per l'inizio della trascrizione. Infatti qui viene mostrato proprio quello che viene, diciamo, un esempio molto semplice, uno schema molto semplice di quello che viene chiamato rimodellamento della cromatina. Cioè per l'appunto il DNA avvolto intorno a questi nucleosomi, però questi nucleosomi possono essere in qualche modo mossi, diciamo, spostati, diciamo, rimodellati, sia come struttura che anche proprio come posizione, da un complesso chiamato appunto complesso di rimodellamento della cromatina, che funziona grazie all'ATP, quindi è ATP dipendente, come indicato qui. E questo complesso quello che riesce a fare è proprio di, ad esempio, proprio di muovere questi nucleosomi per esporre regioni diverse del DNA, e questo può avvenire in seguito proprio a quello che è indicato qui, sliding, cioè uno scivolamento, qui vengono indicati dei punti di riferimento sul DNA, e quello che si osserva qui è che grazie ai movimenti imposti da questo complesso di rimodellamento si ha una rotazione del nucleosoma che fa sì che ad esempio questa regione di DNA indicata qui in azzurro venga a spostarsi in questa altra regione, ad esempio potrebbe renderla più disponibile proprio per il riconoscimento di fattori necessari per la trascrizione. Però oltre a questo scivolamento è possibile anche che ci sia una modificazione della spaziatura fra nucleosomi, cioè abbiamo visto prima per l'appunto che i nucleosomi si trovano, qui sono mostrati tutti più o meno alla stessa distanza, di fatto quello che possono fare i complessi di rimodellamento è proprio di spostare i nucleosomi, cambiare quindi la spaziatura che si trova fra un nucleosoma e l'altro, oppure in alcuni casi addirittura è possibile che venga proprio spostato un nucleosoma, cioè che venga proprio dissociato dal DNA, e questo accade soprattutto quando devono essere introdotte delle varianti specifiche di istoni. Infatti gli istoni, quelli che abbiamo visto prima, sono quelli classici, però esistono in realtà diverse varianti, cioè di forme diverse, che vengono prodotte e inserite poi in momenti specifici e che possono diciamo, essere più facilmente sottoposte a regolazione.
Quindi, parlando proprio di regolazione degli stoni, e quindi tutto come avviene, quindi il rimodellamento della cromatina, ma cosa succede poi in seguito proprio al rimodellamento della cromatina, quello che accade è che appunto i nucleosomi, gli stoni, prendono contatto fra di loro. Fondamentalmente, appunto, qui di nuovo abbiamo una struttura di un, viene mostrata la struttura di un ottamero, il nucleosoma, e vedete che a parte appunto le regioni più compatte degli stoni, che poi interagiscono fra loro formando questi, questi dimeri, questi eterodimeri o eterotetrameri, ci sono poi delle regioni che sono le code aminoterminali, che invece hanno una struttura meno ordinata, cioè escono al di fuori, non sono così compatte, escono al di fuori del, di questo ottamero, da questo ottamero, e addirittura sono importanti per prendere contatto poi con altri, con gli ottameri adiacenti, con gli altri stoni che si trovano vicini fra loro. Queste interazioni appunto fra le code, fra queste code aminoterminali, sono importanti anche proprio per determinare la compattazione della cromatina. Chiaramente sono interazioni dovute fondamentalmente a delle cariche presenti sulle code istoniche. E come dicevo prima, poi il contributo importante alla fine, se si vuole proprio sana cromatina, deve essere compattata e data poi anche dall'istone H1. Quindi qual è la funzione di queste code? Queste code, per appunto, come dicevo prima, possono essere fondamentali per compattare la cromatina, per prendere contatto, per stabilire contatti fra appunto istoni di nucleosomi adiacenti. Ma quello che è stato visto è che in queste code sono quindi accessibili ad eventuali anche altre proteine, in particolare enzimi, su queste code sono presenti degli aminoacidi che di fatto vengono ad essere modificati quindi a livello post-traduzionale, no? La modificazione post-traduzionale è la modificazione chimica che avviene su una proteina che è stata poi prodotta, che è già lì presente, come nel caso di questi stoni. E qui vengono mostrati appunto i diversi stoni con le code, diciamo, mostrate in maniera lineare, e sono indicati i vari tipi di modifiche post-traduzionali che si possono trovare a livello di specifici aminoacidi, in particolare poi posizioni di queste code, indicate qui dai numeri che vedete. E come vedete, ad esempio, le lisine, indicate alle K, possono essere metilate oppure possono essere acetilate, mentre le serine possono essere fosforilate. Quindi queste sono le principali modifiche che si possono osservare sulle code istoniche. Esistono poi anche altre modifiche come l'ubiquitinazione, anche altre che sono più rare e sono un po' meno studiate, meno comprese fino adesso. Però perlomeno quello che è stato visto, appunto, è che queste modifiche possono avvengono sempre in corrispondenza, come dicevo, di aminoacidi specifici, e hanno fondamentalmente due funzioni. Una è quella di modificare la carica, la carica di quel particolare nucleotide, ad esempio parlando della lisina, e l'altro è quello forse più importante, anche se inizialmente era considerato secondario: la modifica chimica ha un'altra funzione, che è quella poi di richiamare proteine specifiche che riconoscono per l'appunto un aminoacido con quella particolare modifica che gli è stata assegnata. Quindi qui vengono mostrate semplicemente, appunto, senza entrare troppo in particolare, però per appunto questa è una lisina, vedete che porta una carica positiva, se questa viene a essere acetilata vedete che si perde la carica positiva. Quindi se la carica positiva era necessaria per queste interazioni, perdendo la carica positiva, interazione con gli stoni ma anche con il DNA che carico negativamente, se si perde questa carica positiva, quello che accade è che si perderà l'interazione. Quindi fondamentalmente appunto questa cromatina verrà ad essere una, appunto, cromatina con delle code istoniche acetilate, verrà ad assumere una conformazione più rilassata, proprio perché si perdono queste interazioni. Al contrario, la metilazione, e qui vengono mostrati diversi livelli di metilazione, cioè questa è una, appunto, una lisina, come dicevo, le lisine possono essere sia acetilate che metilate. Una lisina può essere, può ricevere fino a 3 gruppi metilici, come vedete qui, questa è una monometillisina, una dimetillisina e questa è una trimetillisina. Pur aggiungendo diversi gruppi chimici, diversi gruppi appunto metilici, non viene persa la carica, per cui la metilazione non serve sicuramente a diciamo, far perdere le interazioni. Infatti la metilazione, anzi, spesso è associata proprio a una cromatina che resta compatta.
Qui viene poi mostrata appunto la serina, la quale invece fondamentalmente va ad aggiungere la serina che viene a essere fosforilata, e il gruppo fosfato di fatto aggiunge un gruppo negativo, per cui potrebbe risultare ancora più repulsiva rispetto a quello che era l'interazione prima, cioè si va ad aggiungere appunto una carica negativa dove normalmente non c'è. Questo può portare di nuovo ad un rilassamento della cromatina, anche se, come dicevo prima, quello che sta emergendo è che l'effetto che qui è indicato come un secondo effetto secondario, forse l'effetto invece primario, cioè queste modificazioni chimiche sugli stoni, quello che fanno poi principalmente è anche di richiamare proteine specifiche, proteine regolatorie, che poi possono essere importanti proprio per il rimodellamento della cromatina stessa. Quindi qui abbiamo parlato di modifiche, di singole modifiche sugli stoni, sulle code stoni, che avete visto che ce ne possono essere veramente tante. Vi accennavo prima anche al fatto che esistono delle varianti stoniche. Ecco, queste varianti stoniche spesso quello che fanno è di avere una sequenza sulla coda diversa dall'istone che vanno a sostituire, e quindi fondamentalmente è come se avessero degli interruttori diversi, cioè se potessero venire attivate da stimoli diversi rispetto all'istone che è normalmente presente. Una volta poi è stato visto che poi una volta che una modifica è stata effettuata su un certo istone, questa può essere anche facilmente propagata ai nucleosomi adiacenti, con un sistema che fondamentalmente riconosce la modifica effettuata e per l'appunto fa sì che questa venga ripetuta. Cioè si parla di enzimi writer, scrittori, cioè enzimi che apportano la modifica chimica, che è questo pallino che poi vedete qui, questo è l'enzima scrittore per l'appunto. Quindi partiamo da questo in alto, abbiamo a un certo punto una proteina regolatoria che riconosce una certa sequenza di DNA, si lega a questa sequenza, questa proteina richiama un enzima che modifica per l'appunto gli stoni, che viene chiamato appunto enzima scrittore, questa andrà ad apportare una modifica chimica in una particolare coda, in una particolare posizione di una coda di un particolare stone. Questa modifica chimica può essere poi riconosciuta da un'altra proteina, chiamata proteina lettrice del codice, la quale poi può richiamare lo stesso enzima scrittore che aveva funzionato inizialmente, il quale andrà fondamentalmente a perpetuare questa modifica nel nucleosoma adiacente, e così via. E questo fa sì che quindi una particolare modifica chimica su un istone venga piano piano, anche velocemente, propagata nei nucleosomi adiacenti. E ad esempio questo può portare, come indicato qui, a una propagazione di un'ondata di condensazione della cromatina. Se ad esempio la modifica chimica che viene apportata è una metilazione, dicevo prima che la metilazione perlomeno tende a non aprire la cromatina, spesso invece la va proprio a compattare, richiamando poi proteine di rimodellamento che riconoscono appunto questa modifica chimica, e qui vedete proprio la propagazione col meccanismo che vi ho appena descritto lungo il nucleosoma adiacente. A un certo punto interviene anche una DNA metilasi che interagisce proprio con queste proteine che leggono il codice, e quindi a questo punto non solo appunto i nucleosomi vengono ad essere modificati con quelle particolari modifiche che reprime la trascrizione, che li rende più compatti, ma richiamando anche queste DNA metilasi, il DNA stesso viene ad essere metilato. Quindi avremo una cromatina che avrà dei nucleosomi modificati in modo tale da essere più compatti, ed inoltre anche un DNA in corrispondenza di questi nucleosomi che viene ad essere metilato, quindi di nuovo in una conformazione trascrizionalmente inattiva. Poi questi gruppi metile che vedete qui vengono riconosciuti da proteine specifiche che di nuovo vanno veramente a chiudere, a compattare questa cromatina. Anche questo compattamento della cromatina può essere ereditato durante la replicazione del DNA. Qui viene mostrata una regione appunto eterocromatica, cioè pesantemente modificata e compattata, a fianco a una regione che invece
è cromatica, cioè di cromatina invece è più libera, più rilassata, che viene trascritto, è pronta a essere trascritta. E vedete che in seguito a duplicazione quello che accade è che chiaramente si mantengono, in ciascuna elica si manterranno una parte di queste modifiche, o verranno comunque, si manterranno una parte di queste modifiche, e queste non faranno altro che essere appunto propagate poi nei nucleosomi adiacenti dal sistema che abbiamo visto prima. Quindi di fatto, appunto, se abbiamo un gene che è eterocromatico, a fianco a un gene invece eucromatico c'è un gene compattato, presente una regione di cromatina compattata a fianco a un gene che invece è una regione di cromatina libera, questa situazione verrà a propagarsi anche in seguito alla replicazione del DNA. Quindi abbiamo visto che ci sono tutte queste modifiche, in particolare abbiamo visto come una modifica può essere propagata nel DNA, però di fatto quello che è stato visto è che quello che sembra, che sta emergendo, è che non sia la singola modifica, come si può anche aspettare alla fine, non sia la singola modifica appunto su una particolare coda istonica quella che determina se un certo gene deve essere trascritto oppure no, cioè se la cromatina è compattata o invece è rilassata. Quello che sta emergendo è che di fatto è la combinazione di diverse modifiche quella che veramente poi determina alla fine appunto se la cromatina dovrà essere compattata oppure più rilassata, quindi un gene in corrispondenza trascritto oppure silenziato. E questo viene mostrato schematicamente qui, quella viene chiamata l'ipotesi del codice istonico, cioè quindi non sono per l'appunto le singole modifiche, ma è la combinazione di tutte queste modifiche quello che determina la compattazione della cromatina. Queste modifiche verrebbero poi ad essere riconosciute da un macchinario specifico, costituito probabilmente multiproteico, in grado di leggere, di riconoscere tutte queste modifiche e di interpretarle, per così dire. Interpretarle poi vuol dire richiamare fondamentalmente altre proteine che possono poi dare una risposta appunto che può portare per l'appunto al rimodellamento della cromatina in maniera poi definitiva, quindi espressione genica oppure silenziamento, o anche a comunicare con altri componenti nucleari. Qui sono mostrati alcuni esempi, però ne stanno venendo fuori di nuovi, di quali possono essere i significati appunto di questo codice istonico. Ad esempio, dicevo, non bisogna guardare soltanto se si tratta di metilazione, di acetilazione, ma la combinazione. Inoltre bisogna anche guardare quali sono le posizioni delle lisine. Queste ad esempio sono delle lisine, no? Modificate, vedete qui indicata la lisina 9, qui indicata la lisina 4. Ad esempio, appunto, una lisina 9 metilata di fatto porta, è essenziale, diciamo un elemento scatenante, non sarà l'unico ma un elemento scatenante che porta poi alla compattazione della cromatina, quindi alla formazione di eterocromatina e quindi in ultima analisi a silenziamento genico. Mentre invece la combinazione di una metilazione in una lisina 4, non più 9, ma lisina 4, mentre invece avrà vicino una lisina 9 che non è metilata ma è acetilata, in questo caso questo porterà invece ad espressione genica, così come appunto una fosforilazione a livello della serina 10 e una acetilazione a livello della lisina 14. Io vi leggo tutti questi numeri, ma è giusto per darvi il concetto, no? Cioè ci sono appunto posizioni specifiche e in base alle tipi di modifiche che si vengono ad avere a livello di queste posizioni, si può avere appunto un effetto oppure un altro. Per cui si parla effettivamente di codice, è come se oltre al codice genetico del DNA ci fosse un altro codice che sta piano piano emergendo, che riguarda proprio queste modifiche sugli istoni, che poi possono essere veramente fondamentali per permettere la trascrizione o reprimerla. Qui viene mostrato un esempio, uno dei primi esempi descritti, in cui viene fondamentalmente viene a formarsi piano piano questo codice, e questo riguarda il gene dell'interferone umano, e è stato visto che appunto quando questo gene deve essere trascritto, inizialmente abbiamo appunto una acetiltrasferasi che riconosce un certo gene attivatore legato sulla regione regolatrice di questo gene dell'interferone, e quindi questa acetiltrasferasi andrà ad acetilare questa particolare lisina, la lisina 9 dell'istone H3. In seguito a questo evento, quindi c'è una sequenza ordinata di eventi, in seguito a questo evento verrà richiamata anche, solo dopo che c'è stata questa acetilazione, verrà richiamata anche una fosforilasi, un'istone chinasi, che andrà invece a fosforilare questa serina 10, ad esempio dell'istone H3, e quest'altra serina di qua, cioè qui ne abbiamo stata una, ma di qua avremo un altro istone H3 che pure viene modificato nello stesso modo. Solo a questo punto
l'acetiltrasferasi va ad acetilare la lisina 14 e a questo punto abbiamo effettivamente una marcatura specifica, delle modifiche specifiche che sono state aggiunte, che fanno sì che un sistema di lettura del codice interpreti queste modifiche come modifiche che indicano che quella certa regione è una regione che deve essere di cromatina, che deve essere rilassata in modo tale che rimodellata, in modo tale che possa poi avvenire la trascrizione. Entra quindi in gioco per l'appunto il complesso di rimodellamento, quello simile a quello che dicevo prima, che utilizza poi ATP e permette poi il rimodellamento della cromatina, e quindi questa cromatina viene resa poi accessibile ai fattori poi necessari per l'inizio della trascrizione. Quindi, come abbiamo mostrato qui, è stato visto che esiste poi appunto una sequenza specifica con cui queste modifiche vengono aggiunte, fino ad arrivare poi a generare un codice specifico che viene riconosciuto come il codice necessario, per il richiamo di un sistema di modellamento e quindi di inizio trascrizione. Quindi, questo che vi ho raccontato finora sono, diciamo, un po' veramente le basi. Se avete già un po' approfondito queste cose, se andate a approfondire, vi accorgete che veramente poi c'è un po' la punta dell'iceberg, però sono le cose di base, effettivamente, diciamo, i meccanismi di base al momento conosciuti per quanto riguarda proprio anche le modifiche stoniche, come queste funzionano per quanto riguarda il controllo della trascrizione. Gli esempi che si possono fare sono veramente tantissimi, ne ho selezionato alcuni, alla fine vi racconterò anche molto sinteticamente quello che stiamo facendo in laboratorio, visto che mi sembra che sia questo anche un momento anche un po' per appunto raccontarvi quello che viene fatto. Però vediamo alcune cose, partiamo giusto qualche esempio veramente semplice e un po' indicativo secondo me. Abbiamo visto che queste modifiche epigenetiche appunto possono essere apportate o sul DNA o sugli stoni. Però quello che forse non ho detto è che la cosa interessante è che spesso l'epigenetica di fatto fa un po' da interfaccia per queste modifiche, per l'appunto sul DNA, sugli stoni, fanno poi da interfaccia con l'ambiente esterno, nel senso che sono sensibili spesso a quello che avviene nell'ambiente e riportano in qualche modo questo sul controllo dell'espressione genica. Molti studi da questo punto di vista sono stati fatti proprio sui gemelli, proprio per vedere un pochino se si riesce a capire quale può essere l'effetto, perché chiaramente dal punto di vista sperimentale è sempre bene avere dei termini di confronto, no? Qualsiasi esperimento che facciamo in laboratorio ha un suo controllo, diciamo. E chiaramente avere due individui che sono monozigoti, ovviamente parliamo di gemelli monozigoti, è una situazione ideale per poter poi vedere se sono effettivamente identici come sembrano o se, come dicevo prima, ci sono delle discordanze. Quindi per quanto riguarda appunto studi sull'ambiente, uno studio che è stato fatto già da qualche anno, che però penso sia abbastanza interessante, è uno studio dove sono state analizzate coppie di gemelli di diverse età, e sono stati in particolare analizzate le marcature sia sugli stoni che sulla metilazione del DNA. E quello che è emerso è che appunto, se si hanno, in questo caso in particolare, appunto, vengono analizzati gemelli, coppie di gemelli di 3 anni e coppie di gemelli di 50 anni, diverse coppie di gemelli, non sono gli stessi gemelli a 3 anni e a 50 anni, però è stato fatto su diverse coppie di gemelli, per cui quella cosa sembra essere abbastanza veramente consistente. Quello che è stato visto è che in età appunto abbastanza giovane, quindi intorno ai 3 anni, le marcature epigenetiche dei due gemelli, i gemelli monozigotici, sono praticamente le stesse. Mentre invece a 50 anni un gemello rispetto all'altro presenta marcature epigenetiche diverse fra loro. Quindi questo è stato interpretato come seguito poi chiaramente a questi pazienti, queste persone, non sono pazienti, sono persone gemelli che sono entrate a far parte di questi studi, è stato dato un questionario che hanno compilato dove hanno descritto la loro vita fondamentalmente. L'interpretazione che è stata data è che tutte queste persone in età giovane, quindi hanno trascorso l'infanzia insieme, mentre invece poi piano piano le loro vite spesso hanno preso strade diverse, sono andate ad abitare in posti diversi, sono state esposte poi appunto a situazioni ambientali diverse, e quindi questo ha portato poi
a diciamo, delle modifiche epigenetiche come risposta alle situazioni diverse ambientali a cui sono state esposte, diverse, che ha portato proprio a evidenziarle che proprio a livello citologico, come in questo caso. A riprova di questo è stato anche visto che invece le coppie di gemelli cinquantenni che sono rimaste vicine a vivere insieme e hanno portato avanti lo stesso stile di vita invece presentavano molte meno differenze epigenetiche. Quindi questo penso sia, diciamo, un'indicazione già interessante, anche se, come dicevo, questo studio ha già diversi anni, però gli studi sui gemelli continuano. E addirittura chiaramente vengono studiati anche possibili effetti epigenetici in ambienti estremi. Questo perché in ambienti estremi ci si aspetta che quello che richiede magari decenni per evidenziarsi una vita normale, invece in ambienti estremi si può osservare in tempi molto più brevi. Questi in particolare sono per l'appunto due gemelli astronauti, entrambi astronauti. E uno dei due, Scott, è stato 520 giorni nello spazio, mentre invece il fratello, Mark, è stato 54 giorni nello spazio. Entrambi hanno sempre fatto lo stesso tipo di vita, nel senso che veramente poi hanno vissuto vicini, insieme, fanno lo stesso tipo di lavoro, un lavoro molto particolare, però quello che veramente li differenzia è questa diversa permanenza nello spazio. Secondo voi qual è che è stato più tempo nello spazio dei due? Sono abbastanza simili. Lui è Scott, no? Si vede da tutti questi log che corrispondono a tutte le missioni che ha portato a termine. E così come lo riconosciamo dall'esterno, da tutti questi patch che portano, mentre invece lui ne ha molti di meno, saremo probabilmente in grado di riconoscerle anche guardando semplicemente il loro DNA. Infatti la NASA ha rilasciato dati preliminari proprio un paio di mesi fa, in cui appunto dicono che analizzando l'epigenoma, cioè queste modificazioni che avvengono sugli istoni e anche sul DNA prima che iniziassero ad andare nello spazio, e analizzandole dopo con questa diversi tempi di permanenza nello spazio, si osserva effettivamente delle differenze. Chiaramente sono dati preliminari, l'esposizione appunto allo spazio significa non solo microgravità ma anche esposizione alle radiazioni cosmiche, per cui c'è da aspettarsi che ci siano anche delle mutazioni, no, vere e proprie, oltre che proprio sul DNA, oltre che modificazioni epigenetiche. Però sicuramente, diciamo, sono casi particolari che vengono analizzati con interesse, che possono dare delle indicazioni interessanti. Un altro esempio che mi piace riportare è questa cosa che ho scoperto di recente, che neanche io conoscevo, devo dire. Cioè, ci sono diversi studi che hanno mostrato che c'è un'interazione molto stretta fra il metabolismo e i modificatori istonici. Cioè, io ho studiato biochimica, come penso tutti voi anche, tutte queste catene metaboliche, probabilmente qualcuno di voi le insegna anche alle superiori, però l'avevo lasciato in una parte del mio cervello, non molto utilizzato, devo dire, e poi chiaramente avevo studiato le modificazioni istoniche. Quello che è emerso è che esiste una relazione, diciamo, abbastanza inaspettata fra appunto alcuni metaboliti, alcuni elementi essenziali del metabolismo, del ciclo di Krebs, della fosforilazione ossidativa, come per l'appunto l'acetilcoenzima A, il FADH, il NADH, e i modificatori degli istoni. Cioè, è stato visto che in alcuni casi ci sono proprio alcune molecole, come ad esempio alcuni acidi grassi, in particolare acidi grassi a catena corta, è stato visto, che sono in grado di interagire direttamente con delle istone di acetilasi. Queste sono le famose sirtuine, forse ne avete sentito parlare. E questi acidi grassi possono essere a catena corta, possono essere prodotti ad esempio perché sono introdotti dalla dieta o perché appunto vengono a formarsi in seguito al digiuno. E quindi fondamentalmente, grazie proprio in seguito a queste interazioni dirette, quello che accade è che appunto questi metaboliti, fra cui anche, lo dicevo prima, la cetilcoenzima A, a parte appunto questi acidi grassi, il FAD e il NADH, interagiscono direttamente
con dei modificatori della cromatina. Ad esempio, abbiamo stato questo caso in cui appunto questa sirtuina, questa deacetilasi, viene stimolata direttamente da questo acido grasso a catena corta e quindi va fondamentalmente poi a deacetilare geni specifici. E in particolare quello che è anche stato visto in uno studio recente, che risale a dicembre dell'anno scorso, è che alcuni di questi metaboliti non sono semplicemente prodotti dalla cellula eucariotica, ma sono prodotti dal microbioma intestinale. Cioè è stato visto semplicemente che facendo esperimenti in cui venivano confrontati per l'appunto gli stati di metilazione, acetilazione sugli stoni di topi nutriti con cibi diversi, in questo esperimento quello che è stato visto è per l'appunto che i topi nutriti con una dieta HF sta per high fat, HS high sugar, cioè alte quantità di zucchero e di grassi, fondamentalmente presentavano un pattern di modifica dell'epigenoma diversa, ben distinta da quelle che invece mangiavano in maniera più salutare, per così dire, cioè che fondamentalmente avevano poi dei nutrienti per il microbioma intestinale, cioè questo microbioma, questi microbi, questi batteri che abbiamo nell'intestino sono fondamentali proprio per aiutarci a digerire, ma anche proprio per produrre metaboliti particolari che li producono solo se li nutriamo, se gli diamo poi dei polisaccaridi particolari che noi non digeriamo ma per loro sono nutrimento, e quindi a loro volta questi poi possono produrre dei metaboliti che vanno a stimolare, come dicevo prima, appunto questi modificatori della cromatina. Quindi questo di nuovo ci mostra come poi anche diciamo non solo l'ambiente esterno ma anche l'ambiente diciamo interno all'organismo in qualche modo influisce poi sulla nostra espressione genica, quindi influisce sull'epigenetica. E infine vorrei fare giusto qualche esempio di quello che stiamo facendo in laboratorio. Da un po' di anni mi occupo di sviluppo della retina, questo è un articolo divulgativo che avevo scritto insieme a Federico un po' di anni fa insieme alla professoressa Barsacchi, mi occupo in particolare dello sviluppo della retina, in particolare appunto quello che si sa da tempo è che appunto la retina presenta delle stratificazioni particolari, la retina non è altro che una parte di sistema nervoso esposta verso l'esterno, quindi anche facilmente accessibile. Devo dire che io appunto lavoro con anfibi e con pesci, embrioni di anfibi e embrioni di pesci. La struttura della retina di anfibi e pesci è fondamentalmente la stessa che si osserva in tutti i vertebrati, quindi se si lavora su geni che sono altamente conservati è facile appunto trarre conclusioni che sono appunto gli anfibi e i pesci che possono essere poi esportate e che spesso sono dimostrate vere con piccole modifiche anche nei vertebrati superiori. Quindi la retina, come dicevo appunto, è costituita poi fondamentalmente da fotorecettori, una serie di interneuroni e poi cellule ganglionari che inviano al nervo ottico, e durante lo sviluppo embrionale tutti questi tipi cellulari derivano da un unico precursore, il quale in seguito a una serie di divisioni chiamate asimmetriche, perché da un precursore si forma un altro precursore e poi però una cellula che differenzia e così via, dà origine a tutti i tipi cellulari. Ovviamente questo precursore che ogni volta rimane avrà perso un po' di potenzialità rispetto al precursore precedente perché è passato del tempo e quindi diciamo ha perso potenzialità di generare tipi cellulari specifici. Ora chiaramente io ho sempre studiato fattori di trascrizione specifici che vanno a lavorare, a stimolare la produzione di tipi cellulari particolari, però quello che oppure che vanno a mantenere la staminalità di queste cellule, quello che si può immaginare è che sicuramente questi precursori, man mano che passa il tempo, man mano che producono i vari tipi cellulari, diciamo questa perdita di potenzialità in qualche modo è legata a qualche cambiamento conformazionale della cromatina, perché probabilmente alcuni geni che inizialmente erano disponibili, per cui diciamo potevano essere trascritti più facilmente, piano piano col passare del tempo vengono ad essere invece resi inaccessibili, quindi la cromatina viene a compattarsi a livello di questi geni, mentre invece altri saranno poi disponibili. Quindi fondamentalmente l'ipotesi è che ci siano dei cambiamenti a livello appunto della cromatina o anche della metilazione del DNA, e studiando appunto alcuni dei geni che stavo analizzando ho trovato in particolare un enzima
che poi è una demetilasi, cioè un enzima che va a eliminare i gruppi metilici presenti a livello di alcune lisine, in particolare dell'istone H3, cioè questa lisina 9 e questa lisina 27. Quando queste due lisine sono metilate, fondamentalmente si ha repressione genica. Quindi questo enzima che va a rimuovere queste metilazioni rende disponibile diciamo, il gene che si trova nelle vicinanze alla trascrizione. In particolare, appunto, questa demetilasi rimuove, abbiamo visto prima questa immagine, visto che le lisine possono essere monometilate, dimetilate o trimetilate, questa enzima, che si chiama GHDM1D, va a rimuovere i gruppi metilici in una dimetillisina e un gruppo metilico nella monometillisina. Quello che abbiamo fatto per capire se questa enzima, che quindi è un modificatore della cromatina, una istone demetilasi, ha una funzione proprio nella produzione dei diversi tipi cellulari della retina, è stato di andarla a sovraesprimere, è un embrione molto precoce, questo è un embrione allo stadio di 16 cellule. E quindi sovraesprimere vuol dire farne esprimere più di quanto normalmente ne esprimerebbe, per capire qual è poi la sua funzione, e quindi poi di lasciare sviluppare questo embrione fino allo stadio di girino. Il girino fondamentalmente è come se fosse un organismo quasi perfettamente formato, nel senso che chiaramente sappiamo che poi dovrà diventare una rana adulta, però per quanto riguarda lo sviluppo embrionale siamo a un punto, diciamo, di fine embriogenesi fondamentalmente. E quindi siamo andati ad analizzare poi le cellule che derivavano da quest'unica cellula che abbiamo iniettato, grazie poi anche alla coiniezione di un marcatore specifico, di una proteina fluorescente, di cui possiamo seguire appunto la progenie, nella retina, e andando quindi a contare poi tutti i tipi, quante cellule si formano per ciascun tipo cellulare, quello che si è osservato è che rispetto a un embrione di controllo, iniettare questa istone demetilasi fa produrre significativamente molto più fotorecettori e molto meno cellule bipolari, che sono delle cellule invece degli interneuroni che permettono la comunicazione fra appunto i fotorecettori e le cellule ganglionari, che sono quelle che mandano, che inviano il nervo ottico. Per capire se questo effetto fosse specifico, abbiamo anche analizzato un'altra demetilasi, questa che si chiama JMJD3, che invece agisce a questo livello. Quindi una demetilasi della stessa famiglia di quella analizzata prima, che però agisce sulle trimetilazioni, trimetillisine, e in questo caso l'effetto è nettamente diverso, nel senso che non c'è nessun effetto sui fotorecettori e sulle bipolari, ma c'è un piccolo effetto soltanto sulle macrine. Quindi questo ci indica che effettivamente l'effetto è specifico, l'esperimento chiaramente è ancora in corso, però quello che suggerisce è che questa proteina effettivamente possa portare a determinare un codice istonico particolare che in questi precursori appunto retinici alla fine indirizza verso un programma genico che porta alla formazione di fotorecettori. Chiaramente lo stiamo cercando di capire quali sono i geni effettivamente regolati, e comunque il fatto appunto che produca fotorecettori è chiaramente un interesse importante anche per quanto riguarda eventuali applicazioni, no? O possibili comprensioni di come funziona anche alcune malattie che portano a degenerazione retinica, e quindi questa cosa ci interessa abbastanza. Un altro progetto nel quale invece sono coinvolto è quello che riguarda una istone metiltransferasi, invece, anzi diciamo meglio putativa istone metiltransferasi, cioè una proteina che va ad aggiungere invece dei gruppi metilici. E perché sono interessato a questa proteina? Perché fondamentalmente è stato visto che in questi due lavori, poi non sono usciti altri, che questa proteina, il gene che codifica per questa proteina, è mutato in pazienti che mostrano appunto disabilità intellettiva e anche disordini dello spettro autistico. In particolare i pazienti che hanno appunto una mutazione in uno dei due alleli per questo gene hanno anche microcefalia, difetti cardiaci e anche difetti craniofacciali. Quindi erano usciti questi due lavori, però non si sapeva assolutamente nulla, semplicemente mostravano che c'è questa correlazione, cioè quando c'è questa sindrome c'è questo gene mutato, però cosa fa questo gene effettivamente non si sapeva assolutamente. Quindi non c'è nessuna descrizione sui meccanismi di azione molecolari o cellulari, e quindi insieme ad altri due gruppi di Milano abbiamo iniziato a studiare questo SEDD5 e in particolare quello che
di cui mi occupo, di cui si occupa il mio gruppo, e di analizzarlo nello sviluppo di un pesciolino che si chiama zebrafish. In questo caso quello che abbiamo fatto è prima negli esperimenti precedenti siamo andati a sovraesprimere il gene, in questa cosa invece siamo andati ad abbattere il gene. Perché? Perché volevamo portarci a una situazione simile a quella dei pazienti, nel quale appunto uno dei due alleni non funziona. Quindi siamo andati ad inattivare SED5 con una tecnica abbastanza semplice, ora stiamo perfezionando la cosa utilizzando, cercando di avere una situazione più stabile. Però quello che abbiamo visto è che fondamentalmente se si abbatte SED5 nello zebrafish otteniamo un fenotipo che è estremamente simile, molto simile perlomeno a quello che si osserva nell'uomo, perlomeno per quanto riguarda le caratteristiche morfologiche, nel senso che si ottiene microcefalia rispetto a un controllo, qui viene indicato l'occhio che è più piccolo, ma tutto il cervello di fatto è più piccolo, e anche edema cardiaco, quindi problemi cardiaci. Inoltre, se stimolati questi embrioni, queste larve si muovono molto meno rispetto ai controlli, però questa è una prima analisi molto generale. Quindi per cercare di capire quali fossero un po' le basi perlomeno di questo fenotipo morfologico, cioè questa microcefalia fondamentalmente, siamo andati ad analizzare, a cercare di capire cosa succede a queste cellule del cervello durante la divisione. In particolare siamo andati a vedere un marcatore della fase M del ciclo cellulare. Quindi queste sono delle sezioni di embrione di controllo, questi sono i due occhi. E questo qui invece è un embrione per l'appunto in cui è stato inattivato parzialmente SED5. Queste regioni fluorescenti, queste macchie fluorescenti sono dei nuclei marcati da questo anticorpo che riconosce per l'appunto un particolare istone fosforilato che viene fosforilato soltanto appunto durante la fase M del ciclo cellulare. E quello che si vede già in questa immagine è che, contrariamente all'atteso, ci sono molte più cellule, molti più nuclei positivi in questo embrione, in cui è stato inattivato SED5, nonostante sia più piccolo, abbia una testa più piccola, rispetto all'embrione invece di controllo, che vedete ha meno cellule marcate. Tutto questo è stato chiaramente quantificato, e la quantificazione mostra che l'impressione che abbiamo avuto da quell'immagine è vera, cioè appunto in questi embrioni in cui è stato inattivato SED5 abbiamo molte più cellule che sono in questa fase M del ciclo cellulare rispetto al controllo. Questo comincia a sembrare una contraddizione perché chiaramente il cervello è più piccolo, è strano che ci siano più cellule che sembra che stiano in mitosi fondamentalmente. Di fatto che il cervello sia più piccolo l'abbiamo anche poi quantificato, mostrato in maniera quantitativa, proprio andando a valutare il volume dei cervelli in seguito a sezione, sommando le aree delle varie sezioni, e questo è stato chiaramente confermato con una forte significatività. E quindi la nostra ipotesi di lavoro attualmente è che di fatto queste cellule entrino in fase M, questo è il ciclo cellulare, no? Che sicuramente tutti conoscete, queste cellule in cui è stato inattivato SED5 entrano in fase M, però probabilmente si accumulano in fase M per un po' di tempo, non riescono a uscire. Perché facciamo questa ipotesi? Perché si sa che nella fase M c'è un checkpoint, un punto di controllo particolare, per cui se la cellula non ha tutto a posto, i cromosomi non sono come devono essere, la cellula non procede e entra in apoptosi. Quindi la nostra ipotesi è che le cellule siano in fase M e dopo un po' di tempo entrino in apoptosi. Stiamo attualmente cercando di verificare questa ipotesi. Nel contempo, con questi due ricercatori di Milano, per l'appunto, Alessio Zippo e Alessandro Sessa, stiamo anche cercando di capire effettivamente come funziona SED5, perché vi ho detto prima che ha la struttura di una metiltrasferasi, però di fatto nessuno ha mai mostrato come funziona. E quello che abbiamo visto è che appunto in questi pesciolini in cui è stato inattivato SED5, sono state guardate tutta una serie di marcature sugli istoni. In particolare si osserva che ci sono queste due metilazioni sulla lisina 36 che diminuiscono soltanto quando viene attivato SED5, mentre invece le altre non vengono modificate. Quindi anche questo appunto è un progetto in corso, però quello che al momento possiamo suggerire è che effettivamente SED5 sia un nuovo membro della famiglia dei modificatori cromatinici scrittori, quelli di cui parlavo all'inizio, no? Che inducono, che apportano queste modifiche chimiche sugli istoni, che quindi poi possono regolare per l'appunto la trascrizione. In particolare questa enzima è una metilasi, e si sa da altri lavori che la metilazione della lisina 36 nell'istone H3 è associata a cromatina trascrizionalmente attiva. Quindi questi pazienti in cui non funziona, hanno aplosinsufficienza, cioè uno solo degli due alleli funziona, probabilmente hanno un abbassamento della trascrizione di geni particolari, che stiamo anche cercando di capire quali sono in questo periodo.
Quindi questo giusto per darvi un po' un'idea di quello che stiamo facendo anche in laboratorio. E volevo concludere un po' con delle prospettive future sull'epigenetica. L'epigenetica è implicata, come abbiamo visto, in tantissime cose nel rispondere a stimoli esterni, ma è anche a volte la responsabile di particolari malattie. La cosa, il risvolto positivo quando guardiamo all'epigenetica di particolari malattie è che comunque tutte queste modifiche sono modifiche che possono essere entro certi limiti revertite, no? Nel senso che sono modificazioni, esiste sempre l'enzima che aggiunge la modifica e quello che lo rimuove. Esistono anche delle sostanze chimiche già note che vanno ad inibire particolari enzimi che possono aggiungere o togliere una certa modifica. Quindi il bicchiere mezzo pieno riguarda il fatto che se in una certa malattia riconosciamo che c'è un evento epigenetico importante o comunque concomitante, possiamo perlomeno cercare di aggredirlo, mentre invece se c'è una mutazione, quindi una mutazione genetica vera e propria, diventa un po' più difficile. E quindi una prospettiva futura è sicuramente la produzione di farmaci epigenetici. Di fatto già qualcosa esiste, vi parlavo prima proprio di inibitori, ad esempio l'acido valproico, che è un inibitore di istione di acetilasi, viene utilizzato insieme alla chemioterapia in particolari casi di tumore, permette di abbassare la quantità di chemioterapico utilizzato. E comunque ci sono diverse decine di farmaci potenzialmente che agiscono su modificatori della cromatina in trial clinici. Inoltre, quindi, quello che ci si aspetta è che ci saranno sempre più farmaci epigenetici e quindi, questo apre buone prospettive per diverse malattie. Inoltre, sarà anche possibile introdurre modificazioni epigenetiche specifiche. Già è stato fatto, a livello sperimentale ovviamente. Ad esempio, è stato possibile andare a modificare la metilazione del DNA a livello di una sequenza specifica, cioè fondamentalmente una de novo metiltrasferasi è stata fusa con un fattore di trascrizione che riconosce specificamente sequenze particolari di DNA, cioè sono le cosiddette zinc finger, di cui avete già sentito parlare la volta scorsa, sono proteine a dita di zinco, ciascun dito è stato visto che riconosce una certa sequenza di DNA, per cui è possibile ingegnerizzarle e quindi avere una proteina particolare che va a riconoscere una certa sequenza. Se a questa proteina gli attaccate una de novo metiltrasferasi, questa andrà a metilare il DNA in corrispondenza di dove questa zinc finger si è legata. E quindi è stato fatto proprio per reprimere oncogeni in cellule cancerogene. Esiste poi questa altra tecnica che probabilmente avrete sentito, che si presta a moltissime applicazioni, si presta fondamentalmente a quello che viene chiamato genome editing, cioè la modifica del DNA, però può essere modificata per poi andare, se volete poi ne parliamo, per portare quello che vogliamo, enzimi particolari a livello di sequenze specifiche del DNA. E inoltre un altro punto è che, visto che la variabilità epigenetica è specifica per ogni individuo, addirittura come abbiamo visto anche fra gemelli ci sono di fatto differenze epigenetiche, l'epigenetica molto probabilmente risulterà fondamentale per la medicina personalizzata, no? Si parla sempre più del fatto che siamo tutti diversi e quindi bisogna passare a un approccio di medicina personalizzata, cioè non ci sarà più il farmaco che va bene per tutti, ma in base al proprio genotipo, in base alla propria epigenetica, sarà possibile in futuro, si spera, individuare dei farmaci che funzionano in maniera specifica. Questo grazie anche probabilmente alla riduzione dei costi delle analisi genome-wide, cioè già adesso è possibile sequenziare il proprio DNA, sarà possibile probabilmente fare anche studi sulla metilazione o comunque sull'epigenoma per avere poi appunto per avere una medicina, un farmaco più che funziona in maniera più specifica, quindi un trattamento personalizzato. Tutto questo comunque è sempre legato, volevo ricordare infine, agli studi di base, perché fondamentalmente è cruciale capire come funzionano le cose, no? Prima di riuscire poi andare ad interagire, a capire cosa succede quando le cose invece non funzionano in caso di malattie specifiche. Quindi con questo vorrei concludere, ringrazio le persone che appunto lavorano nel mio laboratorio di cui ho mostrato i dati poco fa e i collaboratori, fra cui anche questo collaboratore inglese al quale abbiamo già mandato questi pesciolini per fare studi comportamentali, perché chiaramente poi l'autismo ha problemi fondamentalmente poi comportamentali, anche se è importante capire poi quali sono le basi molecolari. E vi ringrazio soprattutto voi per la pazienza finora. Grazie.
io ti ringrazio di cuore per questa splendida lezione che spero alimenterà un sacco di domande e di discussione. Io direi che se siete d'accordo potremo direttamente andare a prendere un caffè e però appunto con la mente a questa lezione e scambiarci informazioni, parlare e pensare poi alle domande che vogliamo porre al professor Andrea Azzoli e alla professoressa Dente, che ci aiuterà nel coordinare questa seconda parte. Allora io vi chiedo se siete d'accordo di discutere dopo. Allora, se ci accomodiamo tutti possiamo cominciare la parte della discussione. Poi magari io passo con questo microfono qua che è più potente. Allora, vorremmo sentire le vostre impressioni su questo nuovo argomento. Noi sappiamo che quando io insegno biologia molecolare 1, quindi all'inizio del percorso universitario, e quindi devo mettere in dettaglio quella parte di biologia molecolare che avete sentito nella prima lezione, però vedo che appena inizio a parlare di epigenetica, e nel primo anno ne parlo poco, i ragazzi si entusiasmano moltissimo. Quindi sono sicura che se voi cominciate a parlare di questi argomenti al liceo, sicuramente nella scuola secondaria in generale, a tutti i vari indirizzi, è sicuramente qualcosa che va molto di moda e quindi li interessa subito perché lo sentono in televisione, così. Però dare la direzione giusta prendendo gli argomenti, ecco, per esempio quello che abbiamo sentito su i fattori esterni che in qualche modo possono modificare il nostro epigenoma, forse può essere il modo giusto per indirizzare i ragazzi a stili di vita un po' migliori, quindi il fumo, tutte le varie altre sostanze che eventualmente possono danneggiare il nostro epigenoma. Ancora la ricerca è a un livello iniziale, però sicuramente la direzione è questa. Quindi diteci un po' le vostre impressioni e anche come si può agire in questo modo, in modo da preparare i ragazzi in questo senso. Chi vuole chiedere per primo qualcosa? Vengo io col microfono perché l'altro non funziona tanto bene. Allora, io volevo fare una domanda al professore perché avevo già sentito parlare del fatto che le vicende della vita di una persona si possono, quindi epigenetiche, si possono trasmettere anche alla progenie. Sì, esatto. Ecco, però quando ha detto che appunto a livello di uovo fecondato si ha un azzeramento e poi, ecco, a quel punto come si conciliano le Infatti, due cose? Non è chiarissimo ancora come avvenga tutto questo. Io ad esempio ho in mente appunto un lavoro che è uscito un annetto fa circa, forse era quasi un paio d'anni fa, in cui c'era questa, era descritta la trasmissione della paura. Non so se l'avete presente, no? Esatto. Lì assolutamente non è chiaro quali siano i meccanismi, anzi anche il lavoro è anche un po' criticato anche proprio perché non sono entrati poi nei particolari. È chiaro che ovviamente è una cosa abbastanza grossa quella che hanno mostrato, quindi c'è anche fra l'altro pressione a pubblicare, no? Quando c'è qualcosa di nuovo, però per chi non lo conoscesse brevemente è un lavoro in cui a dei topi hanno fatto sentire un odore, l'acciatofenone, che è un odore tipico poi di vari tipi di frutta, quindi un odore di per sé non nocivo, anzi forse anche attraente, che però veniva collegato a una lieve scarica elettrica, per cui c'era un contenitore, se appena si avvicinavano seguendo questo odore ricevevano questa lieve scarica elettrica. Imparavano velocemente a non avvicinarsi, ovviamente. La cosa incredibile è che appunto questa, la progenie di questi topi, non solo la generazione successiva ma anche quella ancora dopo, quindi i nipoti per così dire di questi topi, appena sentiva questo odore appunto aveva una reazione tipica di paura. È stato visto anche che proprio in particolare sono molto studiati proprio le proiezioni che vanno appunto fino al cervello per quanto riguarda l'olfatto,
è stato visto che questi i nipoti addirittura avevano un'espansione particolare di questi neuroni. Quindi però i meccanismi molecolari non sono stati assolutamente però chiariti. È vero che ha detto si azzerano tutte le metilazioni, le trasformazioni, si azzerano per quanto se ne sa finora, eccetto quelle, i geni dovuti ad imprint, che hanno questo imprinting, no? Che sono nell'uomo circa 300 geni, da capire, quindi come... non è assolutamente chiaro, come ha toccato per un punto importante effettivamente. Per avere un'idea, per alzate di mano, quanti di voi parlano di epigenetica durante il proprio corso? Quindi, beh, una buona metà circa, forse. Anche di più. Prego, prego. Dunque, che è un argomento che però sui libri di testo c'è o c'è poco. E ho trovato, per esempio, molto utile, mi sembra 2 anni fa o 3, non so quale anno, che qui siamo venuti a sentire il professor Macino, e per me è stata, per esempio, questa lezione, io me la sono risentita poi per preparare anche il materiale per gli alunni, e mi sembra che i ragazzi rispondono, diciamo, a questi stimoli, come diceva lei. Ecco, oggi poi abbiamo saputo tanti più dettagli, anche le ultime scoperte, insomma, che magari non è che per i ragazzi sono facilmente trasferibili, però sono utili, penso, per noi, per avere una visione di questo argomento, diciamo, di questa cosa. Sì, anch'io devo dire che nel preparare questa lezione non sapevo bene come calibrarla, nel senso che ho pensato delle cose molto di base, però ho aggiunto qualcosa, ho cercato di dare qualche esempio un po' più interessante. Se però, appunto, come dicevo, uno comincia un po' a guardare, va su internet, guarda i lavori pubblicati, ci sono tantissimi esempi. Alcuni sono molto interessanti, come questi della paura, però in genere cerco di concentrarmi su quelli in cui c'è un minimo di spiegazione molecolare, per quanto possibile. Poi chiaramente anche quelli in cui non c'è una spiegazione molecolare può voler dire che il meccanismo è così, diciamo, avanzato rispetto alle nostre conoscenze attuali, che ci vorrà un po' di tempo per riuscire a capirlo poi. E forse il problema è proprio che nei libri di testo ancora non ci sono queste informazioni, però i nostri ragazzi ormai stanno sempre sul web, e quindi il pericolo è che possano dal web prendere delle informazioni che non sono esatte. Quindi un po' sta a noi a saper indirizzarli quali sono i siti più adatti dove guardare, dove vedere, tenendo presente che sono tutte cose nuove. Quindi veramente sarà un compito meritorio da parte di tutti i docenti cercare di indicare la strada giusta in questo senso. Quindi aggiornarsi continuamente, cercare di sapere come si sta evolvendo questo tipo di studio. Comunque è un'osservazione importantissima, quindi più osservazioni, ecco, grazie. Sì, io... Sì, io spesso ai ragazzi consiglio Le Scienze, no? Come giornale in cui periodicamente si fanno questi piccoli riassunti, queste piccole review, che però sono aggiornate ai lavori più recenti. Quindi quello può essere, diciamo, un intermedio tra il docente e i ragazzi, che magari ancora nella scuola secondaria non ce la fanno, tranne alcuni magari, però a leggere Le Scienze con continuità, però spesso ci sono questi argomenti portati in una maniera più, ti pare o no? Guarda, come testo, come aveva già detto l'altra Federico Cremisi, noi abbiamo un libro che si chiama l'Alberts, da cui ho preso molte immagini, come avrete visto. C'è anche l'Alberts in versione compatta, che dove tutto è molto più sintetizzato. Chiaramente sono testi universitari, no? Sono considerati. Non so se magari la versione compatta può anche essere nella biblioteca di qualche scuola, e quindi magari lì ci può fare riferimento. Non è un libro enorme. L'Alberts vero e proprio è veramente un po' la Bibbia della biologia molecolare della cellula. Quello compatto, insomma, è una cosa più digeribile, accessibile. Cioè. Oh, assolutamente. Infatti questo io mi trovo a spiegare le basi di biologia molecolare, mentre sento che i ragazzi vorrebbero già andare oltre dal genoma, andare a studiare l'epigenoma, però
noi riteniamo che sia importante una gradualità, quindi comunque ci devono essere le basi forti su quello che si è saputo finora su geni, DNA, trascrizione, quello che in pratica è stato detto in breve nella lezione precedente. Tutte queste cose qui sono molto più nuove, molto più affascinanti e chiaramente più difficili anche da spiegare e di riassumere forse. Però uno sforzo in questo senso mi sa posso che, dire come sì. Posso dire un po' l'altra volta, poi non è forse anche tanto importante forse il superiore dare tutte queste informazioni. A volte secondo me potrebbe bastare dare giusto un assaggio, cioè a volte volare. Aprire un pochino la porta, no? Uno guarda un po' dallo spiraglio e poi basta. A quel punto a volte può scatenare più interesse di quanto ci può essere nel descrivere in tutti i dettagli, che poi sono sicuramente eccessivi, no? Di quello che si sa. Secondo me, come si diceva, è importante suscitare interesse e curiosità. No, proprio, volevo proprio riferire a questo, no? Che a volte c'è andare troppo nello specifico, così anche con ragazzi grandi, così può diventare un po' pesante. Io no, volevo solo fare una riflessione. Io ho trovato per esempio uno spunto abbastanza bello in una terza, fra l'altro liceo, quindi con ragazzi che fanno la genetica classica, no? Tutti ci diciamo, quando sentiamo parlare di epigenetica, ma Mendel forse non aveva tutti i torti, no? Scusi Mendel, Lamarck non aveva tutti i torti, è un lapsus. E quindi ecco, questa cosa qui anche dal punto di vista della storia e della scienza, no? Con i ragazzi vedere come a volte quelle che sono teorie che possono sembrare superate o addirittura... Chiaro che Lamarck non aveva nessuna concezione dei meccanismi che potevano essere quelli per cui l'ambiente poteva, no, modificare e trasmettere. Però si parla di neolamarchismo. Ecco, no, però effettivamente è interessante anche questo. Quindi ecco, più che andare secondo me a fondo con tante cose che a volte per i ragazzi sono forse pesanti, ecco, andare proprio su questo, una cosa bellissima mi viene in mente, è quello, ora non mi ricordo assolutamente nell'autore dell'articolo, quello sui topolini che vengono accuditi dalla mamma e che la mamma appunto che diciamo che li accudisce, li lecca, e hanno dei topolini che sono meno ansiosi rispetto, sì, sì. Ecco, questa cosa qui per i ragazzi è una cosa incredibile, perché appunto, cioè, legare un aspetto epigenetico ambientale, no, di benessere a un qualcosa che può essere anche trasmesso, è inquietante, io lo dicevo prima a una collega, perché viene in mente che uno ci ho sbagliato tutto nella vita con figlioli, ma insomma, cioè, però è bello, ecco, anche far notare più queste cose che non al singola, era una riflessione la mia. Sì, sì. Sicuramente a volte si apre uno spiraglio che veramente toccando punti particolari, che molto più di raccontare mille storie. Effettivamente questo esempio che ha portato è illuminante. È vero, sì, ma infatti questo lavoro sull'olfatto che ha citato prima il professor Andreazzoli prevedeva un piccolo editoriale di Nature in cui c'è la figura di Homer Simpson, che ai ragazzi piace tanto, ecco, appunto molti di voi lo sanno, e c'è I peccati del padre, The Sin of Father, e questo colpisce molto i ragazzi, chiaramente, perché significa che il tipo di vita che loro conducono adesso può far male a loro, ma può far male pure alla progenie dopo. Allora, noi non lo sapevamo, quindi no, non dobbiamo avere sensi di colpa, è andata e basta. Loro invece no, questa nuova generazione parte con una conoscenza di base che, anche se non è profonda, comunque potrebbe condizionarli molto. Ancora, ogni osservazione vostra permette di allargare il tipo di discorso, quindi ecco, grazie. Un paio, cioè sono tantissime le domande che vengono alla mente, infinite, però ce n'è un paio che mi intrigano un po' di più. No, probabilmente non è che mi aspetto le risposte, ma alcune indicazioni. Una prima viene proprio dall'inizio del discorso sull'azzeramento delle metilazioni post fecondazione. Lei ha accennato del fatto che le metiltrasferasi de novo individuano determinati siti da proteine, segnale che queste proteine sono già presenti, vengono prodotte al momento, e questi siti, visto che vanno a individuare persone specifiche sul DNA, non dovrebbero essere uguali per tutti? Com'è che poi dopo ci troviamo pattern di metilazioni completamente differenti?
E poi un'altra domanda, questa è una curiosità personale, si parla molto dell'influenza dell'ambiente esterno sulla metilazione, l'alimentazione, il comportamento, eccetera, eccetera, ma sull'ambiente interno è possibile che influisca sulla metilazione, che so, condizioni ormonali, stati d'animo e altre cose? Cioè, sì, la prima parte mi sembra riguardasse il discorso di cos'è che regola poi questa eventuale, questa metilazione che avviene poi post fecondazione. Lì molti studi sono stati fatti, poi in cellule diciamo di mammifero, io non ricordo nessuno studio particolare, di sicuro in cellule di embrioni che si sviluppano, che hanno un certo apporto materno, quello che accade è che appunto c'è una distribuzione diciamo diseguale fra le cellule figlie di particolari determinanti, chiamati determinanti che poi sono proteine di fatto, che sono proteine regolatorie, per cui c'è già una asimmetria. No, effettivamente anche nelle cellule staminali succede questa cosa. Nelle cellule staminali, ad esempio, c'è una nicchia, una regione particolare nelle staminali adulte, e le cellule più vicine a questa nicchia, a questa regione, che poi sono altre che altre cellule che secernono fattori di crescita, rispondono in un certo modo rispetto ad altre, e quelle che poi si dividono, che nascono da queste, possono portare alcune proteine e altre no. Quindi in alcuni casi, almeno per quanto ne so io, c'è una distribuzione asimmetrica, però ecco, Luciana ci può aiutare su questo. Una distribuzione asimmetrica per cui di fatto questo definisce effettivamente, no, può definire anche pattern di metilazione o pattern di modificazioni epigenetiche. L'altro punto era sugli effetti ormonali. Sicuramente, non ho in mente articoli specifici anche qui, però sicuramente, come abbiamo visto, se già il microbioma è sufficiente ad inviare dei segnali, sicuramente gli ormoni, che sono poi quello che è proprio deputato a far comunicare cellule anche molto distanti all'interno dell'organismo, mi immagino possano avere una funzione, però io non ho in mente articoli specifici su questo. Quindi, sicuramente spesso si dice ancora, no? Ho somatizzato un determinato atteggiamento psichico, cose del genere, e probabilmente è quello che succede, e però non sappiamo se con quella somatizzazione stiamo andando addirittura ad attuare una trasformazione a livello di epigenoma, è molto più grave chiaramente, quindi trovare gli strumenti, i metodi per rasserenarsi, no? Ci sono tantissimi metodi per cercare di vivere meglio, e finora sono stati completamente separati dalla scienza classica che noi facciamo, però se pensate a tutte le discipline orientali, a quanta importanza viene data a questi stati d'animo che magari vengono costruiti, che però in un certo senso fanno stare meglio e forse fanno stare meglio anche dentro. Esattamente, perfetto. L'effetto placebo sicuramente gioca su quello, però si sa che funziona. Per stare sul microbioma, di sicuro, mi servono adesso, che è una cosa che è stato visto, che c'è un avere il microbioma giusto, corretto, quello che poi cresce, quello considerato buono, no? Che poi mantiene uno stato di salute ideale. Questo influisce sicuramente anche sul rilascio della serotonina, quindi ci fa sentire, diciamo, ha un effetto sulla depressione, anche, quindi sicuramente c'è comunicazione interno dell'organismo che può viaggiare sicuramente anche tramite ormoni. Sicuramente nei vari anni potremo dire sempre di più e capire meglio queste cose, che poi sono affascinanti. Mi collegavo a questo, anche uno degli ultimi studi dimostra che dal microbioma intestinale è collegato all'obesità o meno. Certo, sì, assolutamente. Lì in quel caso c'è di mezzo anche proprio un'attività metabolica diversa dei batteri, per cui sono più funzionali nel proprio metabolizzare, quindi forniscono più energia, però rilasciano, come abbiamo visto, tutta una serie di cose prima insospettabili, insomma, che possono avere effetti sistemici.
Voi sicuramente potete chiaramente riguardare queste presentazioni e magari entrare in contatto con noi per eventuali scambi di idee e anche per aggiornamenti, però questo progetto la Barsacchi intende portarlo avanti nel tempo, quindi sicuramente aggiornarsi in tempo reale forse è la cosa più entusiasmante, poi piano piano appunto... Sicuramente i ragazzi che arrivano poi all'università sono molto motivati proprio perché hanno tutti questi stimoli dalla televisione, dal web, dai social, perché spesso parlano tra di loro di queste cose e se provate a vedere quello che dicono, dicono anche delle stupidaggini gravi, quindi sicuramente la scuola è il luogo fondamentale per mettere un po' di ordine tra le varie informazioni. Sì. Volevo chiedere da voi che siete più addentro alla faccenda, si diceva, si accennava al fatto che questa epigenetica rivoluzionerà la medicina, il modo di curarsi, il collegamento dieta, stile di vita con la salute, anche questo avrà influenze, ma il fatto che ancora non le abbia, cioè è perché siamo agli albori, queste cose da poco, o perché ancora non si sa abbastanza, o terza possibilità, c'è una resistenza forse da parte dei medici che si sono istruiti nella vecchia scuola, ancora non hanno recepito il cambiamento, cioè come sta lo stato di fatto? Ecco. Ho l'impressione che ora l'ultima ipotesi non lo so, può anche darsi, sicuramente è un misto delle due prime due ipotesi, come segnalavo prima appunto spesso è anche un discorso di costi, semplice banalmente, nel senso che appunto una volta sequenziare il genoma di una persona era impensabile dal punto di vista proprio economico, adesso è diventato molto affrontabile e l'altro punto che pure sollevava è le conoscenze, di sicuro queste devono essere approfondite notevolmente. Prima parlando con qualcuno di voi, se uno guarda un po' la letteratura medica, esistono una miriade di correlazioni, di studi di correlazione dove si correlano, a volte anche contrastanti, no? Dove si cerca di correlare un qualsiasi fattore con una certa malattia. Quindi sicuramente c'è qualcosa che ci sfugge a un livello probabilmente superiore. E qui entra in gioco anche quello che viene chiamata biologia dei sistemi, che vuol dire poi, teniamo presente che poi quando avremo tutte queste informazioni andranno in qualche modo trattate, analizzate, qui c'è l'ultimo seminario riguarderà un po' le bioinformatiche, quindi non so se parlo anche di questo. Però ecco, sicuramente mancano molte conoscenze che probabilmente verranno fuori negli anni, l'abbattimento di costi per fare questo tipo di esperimenti a livello personalizzato per avere un profilo di ciascuna persona sicuramente aiuterà. E quindi siamo veramente, secondo me siamo, a quanto ho visto, siamo un pochino veramente all'inizio per quanto riguarda la medicina personalizzata. È un po' presto, anche come trial clinici, alcuni trial clinici sono già, però non a livello di portare, tranne nel caso che ha citato prima il professore, per esempio il farmaco specifico nei tumori che può fare effettivamente avere un effetto su quel tipo di metilazione, darlo a una persona normale, magari si va a toccare la metilazione di punti che ancora non sappiamo e che è meglio invece stare attenti. Sì, anche perché è come dare una martellata, no? Dare un farmaco che va a rimuovere la metilazione, no? Deve rimuoverla, ma anche quindi c'è un discorso costo-beneficio che chiaramente in caso di malattie importanti. No, quello il mangiare sano penso che sia una buona norma per tutti. No, è chiaro che tutti gli additivi chimici, tutte le contaminazioni che ci sono nei cibi non possono far altro che danneggiare. E prima si pensava che danneggiassero solo la digestione, invece no, possono fare ben peggio. Quindi tutta questa nuova direzione di vivere meglio e di mangiare meglio, secondo me è qualcosa che ai nostri ragazzi dobbiamo infondere, quindi quello sicuro. Poi a poco gli potremo dire sì, perché mangiare una determinata sostanza altera la metilazione del gene X, però no, ancora non lo possiamo fare. Sì, vengo. Un'altra curiosità, ecco, prima si parlava di geni imprinted e lei diceva
geni imprinted, e diceva che c'erano questi 300 geni che si mantengono. Volevo sapere se si sa quali sono e poi chi controlla il controllo, cioè la metilazione poi dei nuovi geni, chi la determina, come viene determinata. Questa è una domanda che mi faceva il mio studente, a cui non ho saputo rispondere. E un'altra domanda, come l'ambiente poi innesca queste metilazioni? Prima parlavamo insieme delle sinaptogenesi e di come vengono influenzate, sicuramente anche a livello di produzione di recettori o anche i neurotrasmettitori. Prima si parlava appunto della serotonina, come i neurotrasmettitori riescono a modificare e quindi a far produrre più recettori oppure a produrre sinaptogenesi, eccetera. Quindi a livello nervoso, anche se ancora proprio ai primordi, qualche risposta c'è, però come, se c'è qualche esempio di come l'ambiente può indurre la metilazione, attraverso quali meccanismi? Sì, dunque, per quanto ne so io, chiaramente i 300 geni sono conosciuti, non chiedetemi di recitarveli perché non li conosco, però sono conosciuti. Sì, appunto, per quanto ne so, appunto, come dicevo prima, nel seminario non è chiarissimo quale sia il significato di questa metilazione. L'unica spiegazione che ho trovato è quella, diciamo, interpretazione che ho trovato, però Luciana, prego intervieni se ne sali, è quella che dicevo prima, no? Che sono sicuramente, in genere sono implicati nelle prime fasi dello sviluppo e sono legati a questa lotta che viene considerata fra maschio e femmina, fra cercare di avere più prole possibile o meno possibile, invece tirata su bene, diciamo così. Quindi non so bene esattamente gli altri come agiscono, però so che agiscono a questo livello. Cosa li controlla? Anche questo penso che sia una domanda ancora abbastanza aperta. Sì, assolutamente. Cioè, potremmo citare degli esempi, però andiamo di nuovo nello specifico, in cui sono stati trovati dei geni specifici attivati in quel senso, regolati in quel senso. Secondo me, per fare un discorso generale, probabilmente ancora non è il momento di entrare in questo dettaglio. Infatti, se avete visto anche nella lezione del professore, lui è entrato nel dettaglio specifico di determinati geni, di quelli cominciamo a saperne sempre di più, soprattutto quelli sui quali studiamo chiaramente. Però ancora per fare una definizione tale da poterla mettere nei libri di testo è un po' presto, e quindi proprio per questo bisogna lavorare ancora. L'altro punto era, mi aveva chiesto qualche esempio di come fattori esterni influiscono su modifiche. Beh, uno è quello che abbiamo visto anche prima, no? Questi semplicemente, appunto, questi acidi grassi a catena corta, questo di fatto è, cioè l'intestino di fatto è in contatto con un ambiente che è considerato esterno all'organismo. Un esempio, altro esempio in mente, che è stato abbastanza sodato, che il fumo di sigaretta va a portare a una metilazione pesante, ne parlavo prima con qualcuno di voi, però per fortuna anche quella è reversibile, per cui quando uno poi smette, piano piano si ha una demetilazione. Chiaramente prima uno smette meglio è, no? Perché chiaramente poi diventa sempre più difficile. Mi sembra sì, questi sono un po', diciamo, gli esempi un pochino più noti. Nel caso del fumo, metilazione a polmone. Carico di quali? Polmone primariamente, assolutamente polmone. A livello del polmone può indurre vari tipi, no, di tumori. Quindi in realtà anche gli inquinanti, certo. Sì. Non solo fumo di sigaretta. Fumo di sigaretta sono degli studi specifici. Vabbè, però meglio vivere. Evitiamo quello che sappiamo che ci fa male. Io ho parlato anche dei gatti Calicot. Prego? Dei gatti Calicot. Ora, l'inattivazione di un cromosoma X anziché dell'altro è casuale o anche questo a causa? Questo, per quanto se ne sa finora, è casuale. E non ho parlato perché poi riguarda un argomento di cui forse parlerà, non so se non potrebbe parlare. Non ha riguarda un RNA particolare che va. Però, per quanto se ne sa, per quanto ne so io, è casuale, continua a essere casuale. Per cui chiaramente, no, è chiaro che poi il gene, il gatto clonato, esatto.
Parlando di ambiente esterno, gli studi sui gemelli hanno evidenziato, ad esempio, stavo ripensando a quello che mi chiedeva, ambiente esterno, il fatto che ci sono questi gemelli discordanti, è stato visto che dipende anche dall'ambiente in cui si sviluppano. Ad esempio è stato visto, contrariamente a quello che mi aspettavo, che ad esempio i gemelli possono svilupparsi o all'interno del stesso amnios o in amnios separati, no? È stato visto che quelle che sono discordanti in genere sono sviluppate all'interno del stesso amnios. Perché probabilmente c'è competizione, quindi un embrione prende più alcuni nutrienti rispetto all'altro, sostanze particolari, perché anche quello è un ambiente, non ci pensiamo, però anche quello è un ambiente particolare in cui si sviluppa appunto un organismo. Se avete altre curiosità, noi siamo felici di provare, esaudirli, qua non, nemmeno noi sappiamo. Va bene, i prossimi incontri Federico Cremi si parlerà di questi RNA non codificanti e vedrete che è una storia altrettanto affascinante e bella, perché sono piccoli RNA che prima noi stessi lavorando in questo campo credevamo che fossero prodotti di degradazione, esperimenti venuti male, perché sono piccoli piccoli e noi all'inizio studiavamo solo gli RNA codificanti per proteine. Invece vedrete che questi piccoli RNA, oppure adesso se ne scoprono anche più lunghi, long non coding RNA, sono i veri regolatori probabilmente. Oh, non, veri forse esagerato, però partecipano in maniera importante, così come avete visto quest'altra parte di epigenetica. E poi l'ultimo incontro di bioinformatica lo consiglio fortemente, perché tutti vedete che i nostri ragazzi sanno più di noi lavorare al computer, giocare, giostrarsi all'interno del web. Ecco, la bioinformatica nella epigenetica, biologia molecolare, nelle biotecnologie è fondamentale, per cui la docente che verrà sicuramente potrà dare delle basi che poi sono utili anche per portare questo messaggio ai ragazzi, vedrete. Allora vi ringraziamo. Grazie, arrivederci. E ci vediamo la prossima volta.